siamo forzati. Io direi un applauso spontaneo, sì. Non posso parlare per esperienza diretta perché non ho il fisico del pallavolista, si vede. Potrei fare di meglio, però è uno sport, lo possono dire loro, lo diranno loro adesso, di sacrificio, e il sacrificio ha dato i giusti risultati, tant'è che questo è l'inizio, sebbene sia una fine di una stagione che anche in collaborazione con il centro commerciale che è sponsor della nazionale, praticamente della nazionale, perché adesso poi partendo con l'impegno successivo siamo più che nazionali, e impegno che poi proseguirà per la stagione successiva, la 2011-2012, contenti di aver portato fortuna, per cui non mi dilungo oltre, è la contentezza più grande, un risultato raggiunto con così tanta abnegazione da parte di questa squadra, che vi lasciamo, e direi di lasciare la parola anche ai protagonisti di questa esperienza, che ci porteranno la loro testimonianza di un avvenimento grandioso. Grazie a voi. Tornare qui dopo tutti questi mesi di lavoro ha un sapore particolare, perché è segno di una storia bella che abbiamo scritto, e è un orgoglio aver portato questo trofeo a casa, e tornare qui e pensare a tutto quello che è passato da quel primo giorno quando ci siamo presentati ha un gusto particolare, perché da così chiude questo anno questa storia, e chiuderla in questo modo grazie alla squadra che ha interpretato al meglio il discorso di essere corsari e ha tirato fuori il meglio di sé, soprattutto nella serie finale contro Villa Cortese. Visto che abbiamo qua a disposizione, se abbiamo delle domande particolari alle giocatrici, se qualcuno si vuole prenotare per un posto in squadra, no? Abbiamo qualcuno, va bene? È un'occasione più unica che rara, ce l'avete qua davanti, ora o mai più, eh? Prego. Una domanda all'allenatore, se può dirlo. Alla fine del primo set, cosa hai detto alla squadra? Ormai è diventato il leitmotiv lì di Lucchetta, mazzate, no? No, l'ho chiesto solo di rischiare di più, perché non stavamo rischiando come avevamo fatto nelle gare che avevamo vinto. La sensazione però era diversa da quella che si respirava comunque in gara 4, e quindi sia io che parlavo sia loro che ascoltavano, comunque c'era un clima diverso, e le cose che dicevamo in quel momento avevano un peso diverso rispetto a tutto quello che magari si respirava in gara 4. E quindi, anche se magari il primo set aveva avuto lo stesso andamento dei primi due di gara 4, c'era un ambiente diverso, e poi le ragazze lo hanno dimostrato. Altre domande, curiosità? Abbiamo una mano che si leva. Cosa avete sentito? Cosa avete sentito quando avete vinto lo scudetto? Sto facendo allenamento anch'io. Io per 3 o 4 minuti mi sono ripetuto: non è vero, non è vero, non è vero. Poi quando mi sono accorto che era vero, mi si è spenta la luce, io non ricordo nulla di quello che ho fatto da quando mi sono reso conto che avevo vinto lo scudetto fino a che non siamo saliti sul pullman. Non mi ricordo la sequenza di ciò che ho fatto, quindi credo che ero così ubriaco di gioia che ho perso un attimo il filo di quello che è successo. L'ho rivisto un po' ieri nelle immagini.
Buongiorno a tutti, ciao. Come ha detto Davide, di solito quando cade quell'ultima palla io non ricordo niente, perché praticamente vieni proprio come inebriato da questa gioia che comunque corona tutti un sogno, quello che abbiamo avuto tutto l'anno, quindi per un attimo si spegne tutto e poi dopo dalle immagini ti rendi conto di quello che hai fatto. Io a volte non mi ricordo neanche di quello che faccio quando cade quell'ultima palla. Per me è il primo scudetto e in questi 4 anni che sono a Bergamo è sempre stata la cosa che ho desiderato di più, quindi quando è caduta quell'ultima palla e finalmente ce l'avevo fatta, ce l'avevamo fatta insieme, non so, cioè è difficile da spiegarvi quello che si prova, però è veramente, veramente bellissimo, ti sembra... Sì, veramente ti senti svuotato di tutto e senti solo veramente una gran pace, come ha detto Davide in qualche intervista, e è bellissimo. Ciao a tutti, scusate, volevo dire che nonostante la mia conoscenza della Foppa Pedretti che risale ai tempi, è sempre un'emozione vedervi giocare. Stavolta vi devo dire grazie, perché l'emozione è stata talmente forte, talmente grande, che non pensavo di provarla. Le ho provate con le coppe e tutto quanto, ma stavolta è stata veramente, veramente fortissima. Grazie di tutto e grazie per la vostra bravura. Qualcun altro? Buongiorno a tutti, io ho il sogno di diventare una pallavolista e vi volevo chiedere come avete fatto a entrare in questa meravigliosa squadra. Esatto, vuole diventare una pallavolista che sarà seguita. Allora, io e te ci siamo già conosciute prima. Io ho iniziato giovane a 8 anni, ho detto che ne hai 11 e ti ho detto che la miglior cosa è iniziare da bambini, si inizia per divertimento e poi si porta avanti questa passione. Per me è stato così, da quando ho iniziato non ho più smesso, ho lavorato tanto, mi sono divertita tanto e soprattutto ho fatto tanti sacrifici, però alla fine poi quando arrivi a questo livello vieni veramente ripagata quando ottieni qualcosa. Quello che posso dirti è, sei una bambina, quindi divertiti soprattutto, però ecco, se hai dei sogni tienili sempre davanti a te e vedrai che arriverai in alto. Ancora qualcuno? Sì, eccoci. Ali, vai Ali. Quando avete iniziato pensavate di arrivare fino a questo punto? Beh, pensare di arrivare a questo punto magari no, però io personalmente sono sempre stata molto ambiziosa già da piccola e io volevo diventare il più forte, cioè ho sempre pensato che volevo diventare la più forte e poi continuo a lavorare per questa cosa qua, perché penso che non penso di non essere ancora arrivata al mio massimo e quindi continuo a sognare di diventare la più forte di tutte. Penso che questo desiderio ti aiuta nel tuo percorso sempre. Allora,
qualcuno? Vada lì. No, basta. Allora, io direi di tornare a, se sono d'accordo, avvicinare la squadra ai tifosi, per cui sciogliamo così la riunione. Abbiamo risposto anche se siete affamati, un piccolo rinfresco per tutti quanti. Io rinnovo il ringraziamento, rinnovo l'impegno a seguire insieme ancora in questa avventura per la prossima stagione. Speriamo di avervi portato fortuna anche oggi. Ce lo auguriamo con tutto il cuore e lascio al calore dei tifosi, delle ragazze, di tutti che immagino vi abbiano dato anche molta forza per compiere il passo che avete compiuto, e vi ringrazio per essere intervenuti. So che loro sono stati molto contenti, noi altrettanto, e direi di ringraziare ancora la squadra con il nostro affetto.